Mercoledì 5 agosto, buongiorno da Liberato Ferrara, dalla redazione di Per Sempre Napoli, per la quotidiana rassegna stampa ci occupiamo delle cose del calcio Napoli. Oggi del Corriere dello Sport abbiamo solo la prima pagina, però suppongo che le notizie siano più o meno le stesse, però vediamo anche sugli altri giornali. Allora, ci stiamo avvicinando a grandi passi alla partita di Barcellona di sabato sera e c'è questo dubbio enorme su Lorenzo Insigne. Le notizie sono le sapete tutti, perché poi ieri i siti e i giornali e le TV ne hanno dato ampio risalto. Il giocatore sta meglio, non sente dolore, però non si sta allenando, sta facendo solo terapia e palestra, proverà a calciare solo oggi e poi si deciderà il da farsi. Credo che partirà in ogni caso per Barcellona. Una decisione verrà presa all'ultimo momento. Insigne, come inevitabile che sia, ci terrebbe da morire a giocare questa partita. Gattuso ha impostato la sua avventura napoletana su Lorenzo Insigne e quindi è chiaro che farà di tutto per mandarla in campo, per mandarlo in campo. Io, non avendo notizie dirette, come non le ha nessuno a dire il vero, suppongo che la cosa più probabile sia portarlo in panchina per semmai lanciarlo in campo nel finale in caso di necessità. Potrebbe inventarsi anche qualche colpo geniale per risolvere la partita nell'ultima mezz'ora. Comunque, vediamo un po' i giornali. Abbiamo detto il Corriere dello Sport, abbiamo solo la prima pagina. Questa è l'edizione napoletana, il titolo è sul Napoli, il titolo grande. Lorenzo in campo, il Barcellona e il suo pensiero fisso, palestra terapia. Domani il test, domani dovrebbe provare a calciare. Insigne prova un recupero prodigioso, Napoli ci crede e lo aspetta. Ci spera più che ci crede comunque. E passiamo un po' alle pagine interne dei giornali. Questa è la Gazzetta dello Sport, anche qui la notizia su Insigne è di spalle. Il dolore è sparito e quindi cresce l'ottimismo. Ieri c'è stato anche Totti a Castel Volturno e ha incoraggiato Insigne specificando che tutta l'Italia farà tifo per il Napoli. Ci credo poco perché da napoletano non tifo non dico per tutte le altre squadre italiane, ma per una in particolare e immagino che così sarà anche del resto. Poi è il sale del calcio, non c'è sta niente di strano. La notizia, non notizia, è che il Napoli scatena Fabian, sogno proibito Blaugrana. Sono due gli spagnoli che dovrebbero essere in formazione sabato sera per il Napoli contro il Barcellona, Fabian Ruiz e Callejon. Callejon è un ex madridista e quindi ci terrà da morire a giocare a Barcellona e a fare una grande partita. Fabian Ruiz è il sogno proibito del Barcellona. È il sogno del Barcellona, non so quanto proibito, perché il Barcellona potrebbe permetterselo di comprare. Chiaramente anche lui farà di tutto per convincere ulteriormente i dirigenti Blaugrana a comprarlo subito. Il Napoli ha grandi pretese per il suo cartellino, giustamente. Il giocatore però, insomma, farà pressioni in caso di un'offerta concreta di una grande squadra per andar via. È destinato, temo, a non restare a Napoli a lungo. Io spero che possa essere davvero la sua partita, temo però per la sua posizione in campo. Io ribadisco un concetto, non so se è solo mio, ma ne sono fermamente convinto. Fabian Ruiz non può giocare a centrocampo davanti alla difesa, non possono giocare lui e Zielinski in un centrocampo a tre con un solo uomo d'ordine barra incontrista. Io farei giocare Fabian Ruiz più avanzato, anche perché Fabian Ruiz è uno che tenta sempre la giocata complicatissima, lo fa anche ai limiti dell'area di rigore del Napoli. E se perdi palla, ed è successo a Bergamo per dirne una, in quella posizione è pericolosissimo, mentre invece davanti sa essere devastante. Comunque, Fabian Ruiz è una delle armi che il Napoli ha a disposizione per sabato. Il Napoli deve fare almeno un gol per qualificarsi, quindi non può difendere lo 0-0, cosa che poi peraltro a Barcellona sarebbe impossibile. In basso le notizie sul Barcellona, sulle difficoltà di Setién che ha gli uomini davvero contati. Leggevo nei giorni scorsi che ha solo 13 elementi utili per la partita di sabato e soprattutto deve inventarsi un centrocampo, fermo restando che i 13 elementi che ha il Barcellona sono tutti fortissimi e quindi per il Napoli, a prescindere, sarà un'impresa difficilissima, un'impresa difficilissima, però guai a pensare che il Napoli non ha nulla da perdere.
È un concetto che ribadisco spesso: il Napoli ha più da perdere del Barcellona, perché? Perché il Napoli ha la possibilità di passare ai quarti di finale della massima competizione europea, cosa che non è riuscita neanche a Maradona. Quindi il Napoli può entrare, può scrivere una pagina della storia azzurra, i giocatori questo sabato. Barcellona, che di Champions ne ha vinte tante, anche questi giocatori difficilmente, loro lo sanno bene, hanno la possibilità di vincere quest'anno. Per loro arrivare ai quarti di finale non sarebbe certamente un traguardo di prestigio, anche perché poi avrebbero poco spazio in avanti. Il prossimo avversario dovrebbe essere il Bayern Monaco, e quindi il Barcellona non ha sostanzialmente nulla da perdere. Il Napoli ha da perdere la possibilità di scrivere una pagina di storia. Poi, insomma, il calcio è bello perché ognuno lo vede a modo proprio. Passiamo al mattino, anche qui si gioca sugli spagnoli, Callejon, Fabian, Fiesta Azzurra, e poi Totti carica Gattuso, Insigne, tutta l'Italia tifa per il Napoli, lo abbiamo visto. E poi l'intervista ad un tecnico, non mi ricordo, Sasunian, se non ricordo male. Così abbiamo messo KO il Barcellona che la ripresa del campionato dopo il lockdown ha dissipato un piccolo patrimonio di punti di vantaggio sul Real Madrid, ha perso il campionato, e quindi nell'ultimo periodo è stato in grande difficoltà e ne hanno approfittato parecchio. E poi un paragone tra Messi e Maradona: Messi ha una vita solo per il calcio, Maradona ne aveva due. Il problema di Maradona è che non ne aveva due, ne aveva 3, 4, 5, 6, Dio solo lo sa. Ma questo è quando sei un grande genio, genio e sregolatezza in tutti gli ambiti, anche nel calcio sono sempre legati a filo doppio. Andiamo avanti. Ospina, un muro a Camp Nou, sono le parole di Pagliuca, l'ex portiere di Sampdoria, Inter e Bologna, che parla di Ospina, che dovrebbe essere il titolare al Camp Nou. Per una stessa intervista dice che sarà poi Meret il futuro azzurro e se la giocherà anche con Donnarumma in nazionale. La scelta di Gattuso credo sia chiara: dall'inizio lui preferisce Ospina. Meret ha avuto la fortuna di giocare la finale di Coppa Italia ed, essendo un predestinato, si è fatto trovare pronto ed è stato decisivo con un paio di interventi importantissimi su Cristiano Ronaldo durante la partita, e soprattutto parando il primo rigore, quello a Dybala, che ha indirizzato poi la lotteria finale di calcio di rigore, come suol dirsi. Quindi è stato il grande protagonista della finale di Coppa Italia. Io farei giocare Meret, però Gattuso, dal primo momento in cui è arrivato a Napoli, ha fatto capire di preferire Ospina, che probabilmente l'anno prossimo, se dovesse restare a Napoli, io spero di no perché sarebbe un problema grosso, non sarebbe il titolare, però questa parte finale della stagione di Champions League la giocherà lui. Sicuramente a Barcellona, poi vediamo se si andrà anche in Portogallo, vedremo quello che succederà successivamente, ma dovrebbe giocare Ospina. Passiamo a Roma, tutto ruota intorno ad Insigne, Gattuso lo aspetta fino alla fine, su questo non ci sono dubbi. E poi Azzurri al lavoro di mattina, Demme dovrà seguire Messi. Allora, tutti danno informazione Lobotka, io farei giocare Lobotka e Demme insieme in caso di... Io sempre, a prescindere, soprattutto in caso di forfè di Insigne. Il Roma parla di Demme, che negli ultimi tempi ha recuperato posizioni, anche perché lui potrebbe essere incaricato di marcare Messi nella fase di non possesso. Comunque, è l'unico vero dubbio di formazione che si porta appresso Gattuso, oltre a quello di Insigne, chiaramente, perché Ospina, dato in ballottaggio con Meret, dovrebbe giocare tra Manolas e Maximovic. Alla fine credo che verrà preferito Manolas, perché è anche quello più esperto, ha già giocato al Camp Nou, anzi al Barcellona ha fatto gol nei quarti di finale di 2 anni fa, e quindi credo che là non c'è dubbio. A centrocampo invece c'è questo dubbio Lobotka-Demme, poi vediamo se non dovesse recuperare Insigne. Tutti danno informazione Elmas o al massimo Lozano. Io là mi aspetto qualche eventuale sorpresa. Vediamo cosa finirà, cosa sarà con Insigne. Poi intervista a Bagni: il Napoli se la giocherà a viso aperto, sarebbe una follia, io me la giocherei molto coperto, poi vediamo quello che succede. Napoli deve trovare almeno un gol, però
se ne prende poi ne deve fare perlomeno due e comincia a diventare complicatissimo. Napoli ha tutto l'interesse a fare una partita attenta e poi semmai negli ultimi 20 minuti cercare il tutto per tutto. E poi ancora la notizia di Totti a Castelvolturno, l'Italia tiferà per il Napoli. Ancora il mercato non si ferma ad Osimhen, vediamo quello che succederà. È chiaro che il mercato non si fermerà ad Osimhen, anche se sarà fondamentale anche capire quello che succederà in uscita. Dovrebbero uscire sicuramente Allan e Milik, probabilmente Koulibaly, non sappiamo se ci sono altre uscite, quindi è chiaro che poi i nuovi acquisti sono legati anche alle partenze. Chiudiamo con il Corriere del Mezzogiorno, Barcellona. E poi si dà la notizia, Barcellona l'assist di Totti, l'Italia tifa Napoli, Insigne ha energia. Poi segnare non è vietato, ma bisogna fare bene, serve fortuna, sono le parole di Giuntoli. Con questo abbiamo finito, l'appuntamento è per domani.